Prima parte. Studiamo prima la mano sinistra. Salto in ottava. Mi diesis sarebbe fa naturale. Attenzione. Salto, secondo dito, primo dito, salto. Questo schema verrà ripetuto praticamente quasi uguale nella seconda parte. Studiamo la mano destra. Allora, lo schema è ripetitivo. Questa parte ad accordi. Andiamo avanti. Sempre 1-5. Nelle ultime battute, sol diesis, sol naturale, sol diesis, fa diesis, mi diesis, che sarebbe il tasto che corrisponde al fa bequadro. Mettere le mani unite è semplice, la sinistra va sempre in corrispondenza della pausa della destra. Personalmente lo farei anche più veloce. Studiamo prima la mano sinistra. L'inizio è esattamente come l'inizio della prima pagina. Attenzione a questo passaggio. Terzo dito sul re diesis, tasto nero, pollice sul tasto nero. Su questo secondo do io lascerei il pollice anziché il secondo. Nella seconda parte ci sono invece le ottave, che fanno una scala. Vediamo che poi in questo secondo accordo è interessante poter mettere un arpeggiato piuttosto che eseguirlo così come è scritto. La mano destra ha lo stesso schema. Soltanto che partirà nella prima parte con il quarto dito. Lo studieremo esattamente come abbiamo studiato la prima parte, dove è possibile. In questo modo. Sempre 1-5. 1-4. Attenzione a questo passaggio. Perché cambia. Si diesis è do naturale. In questa battuta è possibile mettere o la diteggiatura segnata oppure, venendo da prima, lasciare sul do diesis il pollice e mettere 1, 4, 3, 4, 1 e poi o lasciare 4, 1 oppure cambiare e mettere 5, 1. Anche in questa parte la mano sinistra è in corrispondenza della pausa.
della mano destra, eccetto nell'ultima battuta della prima riga, dove c'è un cambio in più nella mano sinistra. Facciamo come scritto, tenendo legato il Fa della mano destra, mettendo però 5-2, 1-5, e dove il Sol dell'1 passa al 2 della diesis, oppure arpeggiato, tenendo il quinto dito e il Sol passa alla diesis. Il pedale va sulla sinistra ogni battuta. Tempo finale. Più lenta la prima parte, con una corona prima del segno della fine, della prima pagina. Perché la musica già di suo li richiede. Nella seconda parte già è un pochino più veloce, un pochino più forte, un po' è in crescendo perché si apre, scendere, ripartire piano. Ricordati la nota di risoluzione sempre più piano della nota iniziale, mai, mai. Stessa cosa nell'inizio, mai. Ecco, il pollice in questo caso, anche se è un dito forte, va tenuto quasi senza peso. Qui c'è il peso. Le note melodiche sono quelle esterne della mano. Si deve sentire do la sol la mi do si do re si la si do la sol la do so fa sol do fa mi, in questo caso tutte perché sono diverse. Quindi anche qui partiamo con una sonorità più piano. Anche nella prima parte mettiamo dei colori partendo da una base mezzo piano.